Questa edizione delle nostre Breaking News si apre con una notizia relativa ad un lutto. A 92 anni è morto l'ex sindaco di Arezzo, l'ingegner Luigi Lucherini, esponente di spicco della vita politica e dell'universo professionale della città e non solo. Fu eletto la prima volta nel 1999 quando prevalse sul candidato di centro-sinistra Paolo Nepi, poi nel 2004 prevalse sul candidato di centro-sinistra Monica Bettoni. L'urbanistica conobbe un grande impulso durante i suoi due mandati. E per quanto riguarda invece le notizie che arrivano dall'universo diocesano, sembra quasi fatta per Gabriele Bandini come nuovo vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro. Fonti romane infatti accreditano il parroco di Rignano sull'Arno e titolare del seminario vescovile come nuovo vescovo della diocesi aretina cortonese Biturgenze. Si aspetta solo la notifica ufficiale dal Vaticano, ma i rumors sembrano appunto indicare il sacerdote valdarnese come successore, come erede di Riccardo Fontana. Ed infine la cronaca per quanto riguarda questa notizia: un 50enne spacciatore è stato arrestato dai carabinieri. Il fatto è accaduto in Valdarno, le indagini sono in corso per accertare il coinvolgimento ed identificare dunque anche altre persone. I carabinieri di Cavriglia nel corso dell'ultimo controllo hanno scoperto lo stupefacente. Questa era la nostra ultima notizia, vi ricordo che per continuare a rimanere informati potete seguire Teletruria.